All'interno del complesso monumentale di Sant'Agostino di Mondolfo, da oggi venerdì 17 luglio fino al 31 agosto prossimo, ha preso il via la terza edizione di Sinestesia Festival, il festival della multisensorialità che prevede una serie di eventi sensoriali, artistici, musicali e sociali. Assessore, Sinestesia Festival rientra all'interno di un ricco programma di eventi del Comune di Mondolfo. Sì, quest'anno ci siamo dedicati molto di più sulla qualità piuttosto che sulla quantità per i motivi che tutti ben conosciamo. Abbiamo cercato di ridurre al massimo gli assembramenti, fare cose in sicurezza, per cui modo migliore non c'era che organizzare un evento come questo, una mostra meravigliosa con delle opere straordinarie di Antonio Morosi ed altri autori contemporanei. PAM sotto questo aspetto ha fatto un lavoro straordinario, ringrazio il direttore artistico Filippo Sorcinelli e speriamo insomma che da qui al 31 agosto ci vengano a trovare tante persone e vengano a ammirare, oltre al nostro complesso monumentale meraviglioso, anche queste straordinarie opere. E oltre a questo, dal prossimo lunedì, tutti i lunedì e martedì in Piazza del Comune proporremo il lunedì delle serate teatrali e il martedì il cinema all'aperto. Quindi diciamo che è un buon programma ed è quello che possiamo veramente fare con grande sforzo in questa stagione veramente veramente difficile. Per tutti i cittadini che vogliono maggiori informazioni, dove è possibile consultare il programma degli eventi? Beh, sicuramente sul portale del Comune di Mondolfo, sull'app e poi ovviamente sulle pagine Facebook Destinazione Marotta Mondolfo e Instagram Destinazione Mondolfo Marotta. Direttore, che cos'è la sinestesia e come viene utilizzata la multisensorialità attraverso le opere artistiche? È un fenomeno particolare, ma molto semplice perché lo viviamo nel quotidiano tutti inconsapevolmente. Perciò si tratta semplicemente di una concatenazione di sensi, una commistione di sensi. Nello specifico, per citare un esempio, i rubinetti dell'acqua calda o dell'acqua fredda lo capiamo dal colore, no? Di questi rubinetti, eccetera. Ecco, questo è un fenomeno tipicamente sinestetico, per andare proprio sul semplice. Quindi è un fenomeno che ci accomuna nel percorso quotidiano. E vengono utilizzati appunto i cinque sensi, cioè colui che appunto visita la mostra potrà utilizzare appunto la sensorialità. Assolutamente, questa è una nostra caratteristica chiaramente da 3 anni. Le mostre non hanno soltanto un senso da utilizzare, ovvero la vista, ma in questo caso si sentiranno delle musiche, si sentiranno dei profumi, si avvertiranno dei profumi, il tatto chiaramente percepito in alcune opere d'arte che possono essere toccate, via via discorrendo. Ecco, tutto questo connubio di sensazioni proprio scatenano dentro il corpo umano, dentro il visitatore, delle emozioni particolari. Quali saranno gli artisti che mostreranno le opere durante il festival? In questo caso l'inaugurazione della mostra Mor Osare parte da un ciclo pittorico di Antonio Morosi che traccia in realtà un solco sulla ritrattistica che poi è gestito, diciamo così, da artisti viventi e non viventi facenti parte dell'arte moderna e contemporanea. Questa è la prima mostra che sostanzialmente fa da cappello a questo festival molto particolare, che normalmente era gestito si articolava intorno al mese di luglio, però a vie ragioni quest'anno abbiamo dovuto un po' dilatare le date, quindi questa è una mostra che starà
qui fino al 31 agosto e poi via via il festival si prenderà forma attraverso anche un progetto molto particolare per le vie del centro storico, che in realtà è un progetto che andrà nel corso degli anni ripetuto e alimentato, perché cercheremo attraverso anche l'aiuto e supporto dell'amministrazione comunale di far diventare Mondolfo una grande galleria a cielo aperto d'arte, arte contemporanea fatta di sculture, di fotografie dedicate al percorso fotografico di Mario Giacomelli, e poi lentamente invece si aprirà un'altra strada dedicata proprio agli artisti di strada. Sindaco, inaugurata la terza edizione di Sinestesia Festival, una grande offerta culturale non soltanto per i cittadini ma anche per i turisti. Sì, un festival che funziona, che ha avuto molto successo negli anni scorsi e quindi quest'anno non poteva mancare. È un festival un po' diverso, che nel rispetto delle misure dei protocolli di sicurezza sanitaria regionali, però è un festival che offre tanto, soprattutto dal punto di vista culturale. Siamo qui all'interno del complesso monumentale di Sant'Agostino, che è diventato un polo di riferimento per tutta la città, e siamo soddisfatti che molte persone vengono anche da fuori comune, da fuori regione, per venire a visitare i nostri musei. Il ringraziamento con l'amministrazione comunale va a Proarte Mondolfo, al direttore artistico Filippo Sorcinelli, al professor Papetti e quindi a tutte le persone che hanno collaborato per la realizzazione di questa mostra. Ci addentriamo all'interno della mostra di Sinestesia Festival, sono con il professor Papetti. Come è stato pensato, professore, questo ambiente? Beh, è stato pensato in ragione di volere mettere in evidenza come le opere del pittore marchigiano Antonio Mercurio Amoroso, un pittore nato a Comunanza alla metà del 600, poi attivo a Roma fino al 1738, possano rappresentare il capitolo introduttivo a quello che poi è esposto nella sala successiva, dove troviamo tutti i grandi nomi della pittura e dell'arte italiana del Novecento, da Cucchi a Chia a Guttuso. Il tema è quello, come il festival Sinestesia anche nel passato ha proposto, di cogliere appunto in questi dipinti dei riferimenti, nel caso dei dipinti di Amorosi, ai vari sensi. Amorosi è un pittore che viene catalogato erroneamente come un bambocciante, come un pittore che rappresenta temi di osteria legati appunto alla quotidianità di personaggi non particolarmente importanti o ammirevoli dal punto di vista morale. In realtà un quadro come questo, appunto, tipico della produzione di Amorosi, ci mostra questo giovane appunto che presenta come una specie di imbonitore questo prosciutto pronto per essere tagliato, c'è anche il coltello e il pane per poterlo gustare. Ma se andiamo a vedere, sebbene indossi degli abiti apparentemente popolari, ha però la gestualità e l'espressione di un giovane aristocratico, infatti poi alle spalle del giovane c'è un giardino di una villa. Quindi non è il mondo dei poveri quello che Amorosi intende rappresentare, intende piuttosto servirsi di questi modelli travestiti spesso da poveri per, in questo caso, alludere a uno dei sensi, certamente il gusto, visto il prosciutto che presenta. In altri casi appunto il giovane che suona il piffero è un'allegoria dell'udito. Sono sempre dipinti in cui apparentemente si rappresenta una scena quotidiana, ma sempre con un risvolto allegorico. Del resto questo fa parte della cultura di Amorosi. Amorosi appunto era ben consapevole che per farsi conoscere nella Roma dei primi anni del Settecento non fosse necessario soltanto saper dipingere bene, e lui lo sapeva fare senz'altro, ma si doveva avere anche una formazione culturale di tipo umanistico, e quindi la
ricerca di allegorie molto complesse proprio per andare incontro alle esigenze di una committenza estremamente sofisticata, qual era quella che acquistava le opere di Amorosi. Ecco, l'altro aspetto, oltre alla rappresentazione dei sensi, che unisce la sezione, diciamo, antica con quella moderna, è la consapevolezza di Amorosi per il passato, dei molti altri artisti del Novecento per la sezione moderna, che il mestiere del pittore, cioè il saper fare, sia assolutamente indispensabile per realizzare delle opere che siano capaci, diciamo, di toccare la sensibilità dell'osservatore. È quello che manca a molti artisti contemporanei, intendo dire del nostro tempo, anche Cucchi, Chia, Paladino sono contemporanei, però ormai appartengono al secolo passato, quando ancora, appunto, come nel Settecento, come in Amorosi, come in quelli ancora più antichi, c'era la consapevolezza che il conoscere le regole del disegno, del saper dipingere, è importante. Ovviamente è una bellezza, appunto, di questo festival, che uno spettatore appena entra viene accolto proprio da un profumo nell'aria. Questa non è un caso. Beh, è una caratteristica di tutte queste manifestazioni, appunto. Sinestesia significa colpire tutti i sensi. Quindi qui la vista, diciamo, e l'intelletto sono attratti dai dipinti. Poi c'è il colore rosso delle pareti, riverberato anche dalle luci, il profumo, la musica, che è una musica, appunto, in questo caso del Settecento, molto adatta per accompagnare sonoramente i quadri di Amorosi. Quindi è un'immersione sensoriale totale quella che si prova qui, proprio in linea, diciamo, con quelle che sono le proposte del Festival Sinestesie.